Parlare della Fondazione Vico Magistretti oggi è parlare inizialmente dell'archivio. Un archivio straordinario che Vico Magistretti ha lasciato, era un archivio di lavoro, un archivio quindi che ci documenta, che ci racconta la sua storia, la sua esperienza professionale dal 1946, quindi l'anno in cui lui è subentrato in questo studio a suo padre e fino a quando poi è morto nel 2006. Nel nostro archivio non abbiamo semplicemente materiale cartaceo, non abbiamo semplicemente quindi disegni, relazioni di progetto, fotografie, cataloghi delle aziende. Questo per noi è anche molto importante perché i cataloghi delle aziende ci raccontano anche la vita del prodotto. Abbiamo anche oggetti tridimensionali, abbiamo i prototipi, abbiamo anche gli oggetti finiti, realizzati, che diventano essi stessi fonte primaria, fonte documentale per capire a fondo il modo di lavorare di questo grande progettista. Il metodo di lavoro non si vede solamente dall'oggetto finito, chiaramente, ma anche da questa prassi, da questa pratica che lui aveva messo a punto. Una pratica estremamente interessante, intelligente e soprattutto così diversa. E lo vediamo, lo stupore anche dagli studenti che vengono a trovarci, studenti di architettura, di designer, che si stupiscono di come una produzione così ricca in termini di progetti, realizzazioni di design, di architettura, possa essere stata pensata, elaborata, realizzata all'interno di questo piccolo studio, 80 metri quadri, dove lavoravano solo due persone. Questo modo di lavorare ci racconta come lui poi in realtà sviluppasse le sue idee con le aziende, con gli uffici tecnici delle aziende e questa è una cosa che si è persa sostanzialmente, questa capacità di interagire. Io parlo soprattutto adesso di Vico come designer, con quella che lui diceva la chiacchiera. Una delle cose più importanti, lui diceva, per il nostro mestiere è la chiacchiera con coloro che tecnicamente, proprio perché conoscono la struttura delle aziende, le aspettative, i limiti o le potenzialità delle aziende, possono dirti, possono correggerti. Ed ecco quindi questo modo di lavorare. Vico Magistretti aveva un modo di lavorare estremamente rigoroso, ma diciamo che noi nell'archivio abbiamo proprio questi punti di partenza, questi elementi da cui poi, lavorando in maniera intensa e come diceva lui, senza mai essere soddisfatti, quindi questa idea di una insoddisfazione che rimane fino in fondo, poi arrivavano a realizzare l'oggetto finito.